al solito, durante la notte di Natale, affollate la cattedrale e le altre chiese. E questo è un segno buono, perché io vedo proprio l'aspetto positivo della vostra presenza. È come se l'anno cominciasse veramente a Natale, con la nascita del Signore, perché una nuova luce è apparsa agli occhi della nostra mente. Migliaia e migliaia di morti, soprattutto bambini, famiglie distrutte. Penso al fenomeno dei migranti, dei profughi. Penso a tutti gli attentati terribili che si sono compiuti. Penso al terrorismo internazionale, a queste tragedie si aggiunto da noi. Dal 24 d'agosto l'evento nel Parco ha sconvolto la Valle Lina e tanti centri delle Marche. Ma io faccio sempre una riflessione a questo proposito. Mentre il sisma, come altri eventi naturali, non dipende dalla malvagità del cuore dell'uomo, anzi spesso questi cataclismi risvegliano in tante persone, come sta accadendo, grazie a Dio anche da noi, atteggiamenti di bontà, di solidarietà, di condivisione. La violenza invece è radicata nel cuore dell'uomo ed ha effetti nefasti, come appunto stavamo sottolineando. E cari fratelli, sono tante nell'umanità le zone di odio e di ombra. C'è particolarmente bisogno della luce del Natale, perché più fitte e più dense sono le tenebre e più c'è bisogno di